Si è tenuto durante la mattina di giovedì 3 ottobre presso la palestra di arrampicata della caserma Cesare Battisti di Aosta la fase finale del trofeo SMALP. Uno degli eventi con cui nel 2024 si festeggiano i 90 anni del Centro Addestramento Alpino Scuola Militare dell'Esercito Italiano, in una giornata dedicata allo sport, manca la riflessione culturale su temi come l'innovazione tecnologica e la ricerca scientifica, fondamentali per garantire la salute, la sicurezza e la capacità operativa delle unità dell'esercito. Presenti in occasione dell'evento anche il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti. Un programma articolato in 13 giorni, organizzato dal Centro Addestramento Alpino Scuola Militare nell'ambito delle celebrazioni del 90° anniversario della sua nascita. Una rassegna articolata che spazia dall'impegno sportivo, che comprende anche questa seconda edizione del trofeo di arrampicata sportiva indoor, ma anche e soprattutto l'addestramento, la formazione, l'innovazione. Significa che la difesa si attrezza ad affrontare con le sue unità nuovi scenari sempre più complessi, con sfide ibride, direi anche di una instabilità pervasiva, e la difesa guarda queste sfide attrezzando anche dal punto di vista tecnologico tutte le sue unità, le sue componenti. Qui dobbiamo anche celebrare, lo fanno i giorni in rassegna, la filosofia, la bellezza della montagna, che significa anche non solo fatica della salita, ma significa anche addestramento, professionalità, significa rispetto dell'ambiente, significa anche comunità alpina e quindi valori, ideali, tradizioni, storia, insieme all'innovazione e al futuro, quindi un insieme di un sistema, direi, di valori che viene trasmesso anche ai giovanissimi. È in corso adesso un modulo di formazione per i volontari in ferma iniziale e quindi è davvero un momento di grande impegno su tutti i livelli.